Per non scontentare nessuno hai fatto un gol per ogni porta, che almeno. Sì, a prescindere dai gol, avevamo comunque, venivamo dalla partita di Coppa sempre col Crema, dove ci è dispiaciuto giocare un'ora in 10 perché avremmo voluto fare la nostra partita e è andata bene che ce n'era subito un'altra contro di loro per, tra virgolette, vendicarci. E direi che ce l'abbiamo fatta in maniera ottimale. Sono contento ovviamente per i due gol che hanno aiutato la squadra a portare a casa i 3 punti. E per fortuna siamo partiti bene perché porta entusiasmo, siamo una squadra giovane, quindi partire bene era senz'altro fondamentale. Ha detto il mister, forse l'unico neo, diciamo, andava chiusa prima, perché poi il rischio c'è. Certo, sì, dovevamo assolutamente chiuderla prima perché loro rimasti in 10 e poi in 9 successivamente dovevamo sicuramente far meglio alcune scelte dalla tre quarti in su per trovare meglio l'uomo libero e andare alla conclusione in maniera più facile. Invece vuoi che è la prima giornata, poca lucidità, c'è ancora caldo, non siamo riusciti, anche un po' di sfortuna perché è un palo, dei tiri fuori di poco, però alla fine l'ho chiusa nel recupero e abbiamo avuto 2 minuti di sollievo dopo un po' di sofferenza. Ovviamente tutti si aspettavano anche di vedere insieme in azione te e Ciro, come ti sei trovato? No, Ciro è arrivato 2 giorni fa, quindi non siamo riusciti a allenarci tanto insieme. Dobbiamo, cioè, senz'altro migliorare l'intesa tra noi due perché abbiamo caratteristiche differenti che si possono legare bene insieme, quindi non vedo l'ora già da martedì di allenarmi con lui perché intanto ho da imparare da lui e poi possiamo fare bene insieme perché se troviamo l'intesa giusta la squadra sicuramente ne gioverà.